Bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di questo gioco della Clementoni Sapientino, tavolino sempre con te. È adatto dai 3 anni ai 6 anni. È un piccolo tavolino dove il bambino può sedersi a terra e include, diciamo, parecchi giochini che può fare. E al suo interno troviamo un gioco a percorsi con i personaggi, un puzzle, delle tessere a incastro, una lavagna, fognetta o un pennarello cancellabile, dei giochini che possono giocare al domino, al gioco alla tombola. Poi abbiamo con le forme dei colori, l'alfabetiere e delle schede di scrittura. Questo gioco serve appunto per imparare a leggere, a scrivere, a contare e a disegnare. Sviluppa quella che è l'osservazione, appunto la scrittura, la logica, i numeri, la memoria e la creatività. È un gioco, diciamo, davvero carino, comprende più di circa 40 attività. Mio figlio si diverte tantissimo, quando ancora, diciamo, ha 2 anni e mezzo, però già inizia a mi fare segno, diciamo, di alcune immagini dell'alfabetere che l'attirano e vuole tipo provare a scriverle, naturalmente guidato perché ancora è troppo piccolo. Ora ve lo faccio vedere più da vicino, sia il tavolino che il suo contenuto. Allora, questo è il tavolino, sempre con me. Allora, come vedete, il tavolino si presenta come una valigetta. I piedi sono messi qua, chiusi. Andiamoli ad aprire. Poi si devono abbassare per agganciarsi. Idem dall'altro lato. Scende tramite questi ganci, prima si trova in questa posizione e poi va a scendere. Andiamo ad aprirlo. Allora, abbiamo questo qua. Pulsantino di sopra, questo qui serve per giocare con un gioco che vi presenta al suo interno. Poi abbiamo il libretto, diciamo, delle istruzioni sia per il montaggio che per quanto riguarda tutti i giochi che si possono andare a fare. Abbiamo le pedine. Con i vari talloncini che si ci mettono di sotto, per stare lì in piedi. Un pennarello per poter scrivere con una spugnetta. Dopo vi faccio vedere dove. Abbiamo queste simpatiche schede puzzle dove il bambino si può allenare con i numeri. Dove abbinare, prendere il numero alle quantità dove si staccano. Poi abbiamo queste cartelle, come abbiamo visto prima per il gioco del domino e della tombola, che da un lato sono così. Mentre dall'altro lato sono in questa maniera.
una lavagnetta dove il bambino poter scrivere a righe e a quadri, così l'alfabetiera. E il gioco dell'oca, tipo poi abbiamo queste schede da questo lato si fa il gioco della tombola, da questo lato quando ci sono le varie schede dove il bambino può allenarsi tramite quella lavagnetta a sia disegnare che a scrivere. E poi abbiamo un puzzle da montare. Ora ve lo faccio vedere come viene, già direttamente finito sopra il tavolinetto. Questo è il puzzle, abbiamo tutto montato. Ora vi faccio vedere un attimo la visuale completa di tutto quello che c'è all'interno del tavolinetto. Questo quindi è tutto il contenuto del tavolino sempre con me. Quindi abbiamo un puzzle, l'alfabetiere, delle schede, le tessere per il domino e la tombola, tipo quello che è il cosiddetto dado, ma in realtà è l'asticella che gira per i vari giochi, le pedine, i numeri da 1 a 9 con i relativi quantità e numeri da abbinare. La lavagnetta col pennarello e la spugna sia a righe che dall'altro lato e a quadri per poter scrivere. Un gioco molto completo. Bentornati, spero che il video vi sia piaciuto. Al solito lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e se volete commentare sotto vi lascio il mio profilo Instagram. Al prossimo video, ciao!